Avete una LIM in classe o in laboratorio di musica? Guardate cosa si può fare con MuseScore. Immaginate di dare quattro strumenti a quattro alunni e di volere far loro eseguire una partitura musicale come questa. Avranno una guida che li aiuta nell'esecuzione. Andiamo intanto a visualizzare questo. Visualizza controlli di riproduzione. Appare una finestrina che possiamo andare a mettere qua, perché ci permette di dare i quattro tempi a inizio del brano, così li mettiamo. Velocizzare il tempo a 60 può andare bene, ma si può rallentare se i bambini fanno fatica. Alzare il volume, andiamo a vedere quello che dovrebbero eseguire i nostri alunni con l'aiuto appunto del programma. Partono i quattro battiti. Note da un ottavo, note da due quarti. Il brano proposto non è affatto semplice, ecco, già queste due prime battute nelle classi basse i bambini fanno fatica. Andiamo a vedere come preparare un file di questo tipo. Vado appunto in nuovo, do il titolo, posso scrivere che il compositore sono io. I diritti d'autore lasciamo perdere, avanti. Scelgo gli strumenti, abbiamo detto, quindi voglio quattro strumenti dello strumentario Orff, le trovo nelle percussioni a suono indeterminato. Mettiamo all'inizio la gran cassa, lo strumento che mi dà l'accento, il primo battito della battuta è quello appunto che si deve percepire meglio. Al secondo posto mettiamo i legnetti e li aggiungo. Poi mettiamo il tamburello e lo aggiungo e per ultimo il triangolo. Andiamo avanti e ancora avanti. Qui posso inserire il numero di battute, di solito ne da 32, io ne metto 8 e posso anche decidere se lavoro in tre quarti o in quattro quarti, in questo caso appunto in quattro quarti. Fine. La mia partitura musicale è pronta per essere scritta. Abbiamo visto i valori delle note, alla scuola primaria noi ci concentriamo su questi valori, solo questi quattro. Quindi partiamo con la cosa più semplice, una pulsazione, un battito per ogni strumento. Inserimento note, vado ad appoggiare la nota al posto giusto e con la A la fisso. A questo punto se voglio che i legnetti suonino alla seconda posizione, io qui devo mettere una pausa. Come inserire le pause? Controllo il valore, perché se per esempio io questo valore la pausa mi viene da 2, vedete, allora io metto il valore giusto, quindi da un quarto, seleziono la pausa e la vado a collocare. Qui non mi serve la lettera A, basta toccare. Ecco che a questo punto posso lavorare nella seconda pulsazione della battuta. Prendo questa volta la mia nota semiminima o il mio quarto, lo posiziono, lettera A. Stessa cosa devo fare nella battuta sotto, quindi pausa, le pause sono 2, 1 e 2, ora tolgo la pausa e lascio la nota e metto la terza nota con la lettera A. E l'ultima stessa cosa, quindi pause 1, 2, 3 senza la lettera A, e la nota invece con la lettera A. Ecco, se vogliamo andare ad ascoltare. Ok, avete sentito che è molto veloce, quindi qua il tempo conviene rallentarlo un pochino. Qui noi possiamo decidere di cambiare o di ripetere la stessa struttura ritmica. Clicco sulla linea e mi si evidenzia la battuta, con le frecce scendo e con le frecce appunto allargo, CTRL C e CTRL V, così ne ho due. Andiamo invece a mettere le note da un ottavo, ok, e di conseguenza la pausa verrà in questo modo. Allora, due note da un ottavo, due crome, facciamo sempre partire, inserimento note, parte sempre la gran cassa. Cosa facciamo sotto? Pausa, e vado a selezionare una pausa della durata di un quarto.
Poi mettiamo i due ottavi, quindi tolgo la pausa e seleziono la nota, la croma, la nota da un ottavo, lettera A, 1 e 2. In un batto della pulsazione me ne stanno due e proseguo. Se voglio posizionarle qua nella seconda parte della battuta, devo andare a mettere una pausa da due quarti e guardate cosa succede a questo trattino, perché la pausa del valore di due quarti è apparentemente simile a quella da quattro quarti, ma si posiziona sopra, guardate, 1 e 2. E anche se provassi a metterla sotto, vedete, non me la colloca, deve essere qui. Quindi, mentre prima la pausa, tolgo l'inserimento note, la pausa è da 4 quarti, era collocata sotto la linea, quella da 2 quarti la troviamo sopra. Quando mi accorgo che ho fatto un errore, tolgo l'inserimento note, evidenzio ed elimino, mi è tornata la pausa da 2 quarti. Ma per spostare lo spartito non c'è, non si può scorrere, si può solo trascinare. Io guardo, ho di nuovo sempre i quattro battiti iniziali, il tempo, il volume si possono rallentare ancora, insomma, per aiutare i nostri alunni. Andiamo a dare il via e vedrete scorrere appunto come un karaoke il cursore azzurro. Questo strumento vi permette appunto di liberare parte della vostra attenzione e concentrazione perché lui scorre e mostra l'esecuzione perfetta, quindi voi potete poi concentrarvi di più sui bambini, sui loro errori, capire meglio come lavorare, come aiutarli.